Buongiorno a tutti, bentrovati come sempre tutte le mattine. Bello tornare a casa anche perché non vi sto a raccontare i problemi per caricare i video, anche i tempi di attesa per averli e poi quando li caricavo in modo sbagliato per problemi di connessione perché rimanevano 10 minuti di ferma immagine. Non ve lo sto a spiegare. Viva la fibra, viva la casa. A proposito, vi piace questo nuovo diciamo stemma che è comparso qui nella nostra location solita per parlare come sempre di tutto quello che sta accadendo intorno al mondo nerazzurro, novità che a tanti non sono piaciute, anticipate ieri sera con l'accordo trovato tra Cellino e il Milan in quel di Londra, dove si stanno definendo gli ultimi dettagli per il passaggio di Sandro Tonali in rossonero, dopo che l'Inter ha, diciamo, cambiato i suoi obiettivi, le sue strategie, nonostante avesse già da tempo un accordo col giocatore, nonostante fosse praticamente quasi conclusa l'operazione. Poi cos'è successo? Mi chiedete in tanti. È successo che nell'incontro di Villa Bellini tra tutte le componenti della società e Antonio Conte c'è stato un cambio di rotta, una virata, dopo che Steven Zhang ha spiegato la situazione finanziaria del club ad Antonio Conte, la necessità di colpi oculati, di occasioni da prendere nel mercato, l'impossibilità di fare spese come un anno fa, dopo tutto quello che è successo, dopo la crisi post-Covid-19 che continuerà a farsi sentire, anche perché almeno per la prima parte di stagione gli stadi rimarranno chiusi. Speriamo che questo coronavirus ci lasci una volta per tutte, tornare alla normalità che più ci piace, ma ancora vi dico di stare ancora molto molto attenti perché i valori sono in crescita, chiaramente si stanno facendo molti più tamponi, però fate sempre tutto quello che si può per avere le precauzioni maggiori. A parte questo piccolo inciso, dicevamo, con la situazione attuale finanziaria, dopo aver già acquistato per un esborso importante di 40 milioni Hakimi solo cash, nonostante la cessione che ha finanziato questa operazione di Icardi al Paris Saint-Germain, l'Inter adesso deve stare molto attenta a ogni operazione, a tutto quello che deve fare e sicuramente prima di tutto deve cercare di sfoltire la rosa, di vendere tutti gli esuberi, a cominciare dai vari Dalbert, João Mario, Nainggolan, Perisic e poi tutti quegli elementi, insomma, che non rientrano più totalmente nel progetto, come Candreva, si è parlato del Napoli. Per João Mario c'è un'offerta di prestito con riscatto di una decina di milioni del Benfica che l'Inter sta valutando insieme all'agente nuovo del giocatore Pastorello, che ha buoni uffici, diciamo, in casa nerazzurra. Poi vediamo Brozovic, Skriniar, che sono sacrificabili, mentre la situazione di Lautaro è completamente cambiata, come abbiamo detto anche negli ultimi tempi, adesso che Messi sta facendo di tutto per lasciare il Barcellona, e poi ne parleremo anche in questo video perché ci sono comunque novità e cose su cui la FIFA dovrebbe investigare e agire e prendere anche dei provvedimenti pesanti nei confronti del Manchester City, poi lo diremo. Dicevo, prima deve l'Inter sfoltire tutti questi esuberi e poi può pensare, con autofinanziandosi, a dei colpi in entrata. C'era la richiesta di aspettare ancora al giocatore, a Tonali e anche al Brescia, però il tentativo del Milan è andato a segno sfruttando l'impasse nerazzurra e anche questo cambio di strategia, perché Conte, dopo che Steven Zhang gli ha prospettato questa situazione cambiata, mutata, senza la possibilità di spese importanti, ha detto sì, va bene, se ok, accetto, rimango, però allora se ci sono queste problematiche, se dobbiamo spendere una trentina di milioni per Tonali, allora preferisco che gli sforzi vadano in altre direzioni, e di qui
i continui contatti col Tottenham per provare a realizzare questo scambio Skriniar-Dombélé, oppure e anche, non sono in antitesi, con il Chelsea per N'Golo Kanté, campione del mondo francese, il giocatore migliore che ha allenato insieme a Pirlo per Antonio Conte, per intelligenza calcistica nei suoi centrocampo che ha avuto durante la sua carriera. E qui l'Inter sta provando a imbastire un prestito oneroso con obbligo di riscatto tra un anno con il Chelsea, sempre non facile trattare, però dopo l'affare Moses, che ci sono ancora possibilità, l'Inter vorrebbe averlo di nuovo in prestito, il nigeriano con passaporto inglese come alternativa ulteriore per la fascia destra, però è un momento molto difficile, però non si ha mai che in un pacchetto per totale, con anche Emerson Palmieri che abbiamo visto non essere neanche stato preso in considerazione nell'ultima partita contro, nelle ultime partite anche amichevoli, insomma un Inter, un Chelsea che potrebbe pensare a un pacchetto cumulativo, magari scontando qualcosa, è un Inter che ci proverà mettendo sul piatto una decina, una quindicina di milioni e poi il restante di riscatto. Non facile l'operazione Kanté, perché comunque anche il giocatore dopo l'ultimo rinnovo ha uno stipendio astronomico, quasi il doppio di quello che guadagna Lukaku, per esempio, per farvela capire, e andrebbe anche un po' a modificare tutti gli equilibri interni. Dunque questo cambio di rotta, di strategia, la decisione di lasciare in stand-by sia Tonali che Kumbulla in attesa di svoltire la rosa, di avere entrate per poter finanziare nuovi colpi, e in questa situazione il Milan ne ha approfittato, ha trovato l'accordo. C'è un po' di divergenza sulle cifre, dovrebbe comunque essere un prestito oneroso da 10 milioni con diritto di riscatto per altri 28, e dunque un valore complessivo di 38 milioni più bonus, su cui si sta definendo un po' le cifre, si sta trattando sulla percentuale di futura rivendita. Cellino vorrebbe il 15%, il Milan offre il 10%, insomma veramente pochissimi dettagli per definire un'operazione che l'Inter, un po' come è successo per Kulusevski dove si trovava in vantaggio, ha preferito non chiudere, nonostante fosse appunto a un passo da portarsi a casa uno dei prospetti più interessanti. Però Conte vuole vincere subito, al di là delle dichiarazioni e di quello che è stato deciso con la dirigenza e la proprietà, e dunque vuole giocatori già pronti, di spessore internazionale, per non ritrovarsi un po' come nell'ultima stagione in partite chiave senza qualcuno con le stimmate del leader in campo a indicare la rotta in quelle partite. Su tutte mi viene in mente quella di Dortmund con l'Inter, che nel secondo tempo proprio non è riuscita a trovare il modo di resistere alla rimonta del Borussia Dortmund e si è giocata la qualificazione alla Champions con elementi di altro spessore. Magari sarebbe finita in modo diverso, vi ricorderete poi lo sfogo di Conte a fine partita: ma a chi devo chiedere di guidare la squadra, di risolvermi le partite di Champions? A Sensi che arriva dal Sassuolo, o a Barella che ha giocato sempre nel Cagliari e non ha nessuna esperienza? Chiaramente poi l'esperienza la si fa giocando, come abbiamo visto crescere tutta la squadra nelle ultime partite, però anche in finale si è sentita un po' la mancanza di un certo tipo di giocatori di spessore alla Godin, per intenderci, per aiutare la squadra nei momenti più difficili in campo. È questo che ha bisogno Conte, per questo l'Inter sta cercando altri profili come Arturo Vidal. A molti non è piaciuta questa sua, le ultime dichiarazioni in cui ha strizzato l'occhio anche alla Juventus, però probabilmente non era stato informato che la Juventus, dopo gli ultimi acquisti di Arthur e di McKennie, alla fine non può più prendere extracomunitari che arrivano dall'estero, e dunque dovrà mettersi il cuore in pace, sempre che l'Inter decida di chiudere
e sempre che il suo agente Felicevic, lo stesso di Sanchez, riesca a farlo liberare a zero dal Barcellona in cambio di una buonuscita sui 9 milioni netti dell'ultimo anno di contratto, vuole almeno un 75% il giocatore, che poi potrà accordarsi con la squadra che più gli offre per le prossime due stagioni. L'Inter ha messo sul piatto un biennale da 6 milioni netti e dunque la possibilità di fare due stagioni con il suo condottiero, il suo comandante, che ancora nella chat famosa dell'altro giorno ha definito come una macchina da guerra, soprattutto dal punto di vista tattico. Il rapporto con Conte è di un certo spessore, quindi impossibile la pista Juve e dunque solo l'Inter che proverà a chiudere, anche se qualcuno storce il naso soprattutto per queste dichiarazioni, per l'età del giocatore, per spesso dei suoi comportamenti extracalcistici. Per alcuni di voi allora sarebbe meglio puntare su Nainggolan, insomma stiamo a vedere quello che accadrà. L'importante però è andare su un top come Kanté, che possa far crescere di livello tutta la squadra per puntare i bersagli più grandi. Per quanto riguarda la questione Messi, è intervenuta, ha preso posizione anche la Liga e ci aspettavamo una mossa del genere, perché dopo aver perso negli anni Neymar, Cristiano Ronaldo, chiaramente non vuole perdere anche Messi, che farebbe scadere tutto il prodotto Liga in tutto il mondo senza più Messi. È intervenuto il famoso Tebas dicendo che secondo lui la clausola è ancora presente nel contratto di Messi e vale 700 milioni, un assist che però non conta nulla, perché adesso la battaglia è dal punto di vista legale e si aspetta un pronunciamento della FIFA sulla questione, sul fatto che Messi, come ritiene, si possa liberare a zero già da subito in questa stagione senza aspettare la scadenza dell'anno prossimo del suo contratto. Ma tutto adesso è in mano agli avvocati, con, si viene a sapere dall'Inghilterra, che il Manchester City avrebbe ideato un sistema per pagare Messi con 250 milioni e farli pagare dopo i primi due anni al Manchester City, i primi due o tre anni dall'altra società dell'Emiro in New York, da New York, e dunque aggirare così fair play e qualsiasi tipo di regola. E se veramente fosse così, bisogna intervenire e una volta per tutte, dopo aver diciamo graziato il Manchester City, che era stato escluso anche dalla Champions per aver violato il fair play finanziario, decisione poi ribaltata in tribunale dal TAS, adesso sarebbe il caso, direi, di intervenire proprio per tutta questa questione molto problematica, con anche la possibilità che in un secondo momento poi la FIFA stabilisca il pagamento di una cifra con almeno due zeri, anzi tre, di centinaia di milioni. L'Inter si è un po' fermata e sta cercando di capire che cosa succede. Per alcune fonti si sarebbe anche già rivolta a Nyon, all'UEFA, per capire come tira il vento, quali possono essere le soluzioni, le situazioni che si andranno a creare, però tutto molto complicato, nebuloso. E di qui anche non vi preoccupate, non rimanete delusi se l'Inter non affonderà il colpo, perché la situazione è veramente problematica. Un'altra annotazione da fare è che comunque quell'immagine sul Duomo, che per tanti valeva qualcosa, la dimostrazione con Tonali finito al Milan è che, avendo fatto lo stesso giochino prima di Inter Brescia con Conte che tirava fuori dal mazzo la carta di Tonali, erano puramente diciamo presentazioni giornalistiche della televisione del gruppo Suning PPTV per presentare le sfide dell'Inter, e non avevano nessuna valenza diciamo di mercato. Quindi per questo che tanti ancora confidano in quell'immagine, insomma l'affare Tonali dovrebbe un po' aver smontato anche tutte queste credenze. Aspettiamo comunque di vedere quello che accadrà
nei prossimi giorni. Adesso cominciamo la nostra consueta rassegna stampa in home page su Sport Mediaset. C'è naturalmente la situazione Tonali con il Milan che si aggiudica, si porta a casa uno dei prospetti più importanti, un colpo di un certo spessore. Una notazione che però volevo farvi è col Manchester United che praticamente ha chiuso per Van de Beek con l'Arsenal e lo pagherà 40 milioni, più o meno la stessa cifra pagata dal Milan per Tonali, o che pagherà nel tempo. Vi fa un po' capire, insomma, che anche queste cifre vanno un po' riviste e anche spiegano perché magari l'Inter non abbia voluto fare un investimento così importante su un giocatore che alla fine ha giocato solo una stagione in Serie A, forte, futuribile, che può crescere tantissimo, tutto quello che volete, però anche la situazione contingente, i conti non si possono sottovalutare. Il Milan ha chiuso l'affare Tonali, i rossoneri hanno trovato l'accordo con il Brescia, prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di circa 35 milioni di euro, bonus inclusi. Io vi ho detto 38, vedete c'è ancora un po' di divergenza sulle cifre. Tonali guadagnerà 2,2 milioni di euro più bonus, il Milan ne verserà 10 nelle tasche di Cellino per il prestito oneroso più altri 15, che sarebbero poi 28, ai quali potrebbero aggiungere altri 10 di bonus in base agli obiettivi raggiunti, più il 10% a favore delle rondinelle sulla futura rivendita. Tampone negativo per Ibra, oggi firma il primo allenamento. Poi la Liga gela Messi, se vuole andarsene deve pagare la clausola. Secondo il massimo organo calcistico della Spagna, il campione argentino non può andarsene senza versare i 700 milioni al Barça. Questa è la dichiarazione completa in relazione alle diverse interpretazioni pubblicate. Lionel, relativa alla situazione contrattuale del giocatore Messi, la Liga ritiene opportuno chiarire il contratto attualmente in vigore prevede una clausola risolutiva applicabile nel caso in cui Messi decida di sollecitare la risoluzione unilaterale anticipata del contratto. Questa è la presa di posizione della Liga. E poi anche le parole di Vidal, che strizza l'occhio alla Juve: se mi chiamano sono contento, dovrà rimanere però deluso. Vi ho spiegato che Vidal non può essere acquistato perché ha già esaurito il suo bonus extracomunitari. La Juventus, e dunque rimane l'Inter. Poi le parole di McKennie: darò sempre tutto, un sogno che si avvera con Bonaventura vicino al Genoa, negli ultimi movimenti dei giocatori svincolati. Questo quanto su Sport Mediaset. Passiamo alla Gazzetta dello Sport, prima pagina naturalmente dedicata a Tonali in maglia rossonera. E lui il grande colpo del Milan, che riesce a vincere questo derby, tra virgolette, vincere anche relativamente, perché l'Inter non ha affondato il colpo, ha preferito, diciamo, dirottare i suoi sforzi verso altri obiettivi, soprattutto dal punto di vista finanziario. Tonali, che diavolo! Vertice con Cellino per chiudere al Brescia 10 milioni subito, riscatto a 28, Ibra firma e si allena. Conte poi fa centro, Kanté, Vidal con Barella per un Inter da scudetto, e poi Messi e un ring da 700 milioni, salta i test, ma la Liga dà ragione al Barcellona, la clausola è valida, con Messi che non si presenterà neanche oggi all'allenamento, e il Barcellona è pronto a sanzioni pesantissime anche dal punto di vista finanziario, giusto per far infuocare ancora di più l'atmosfera. Colpo in regia, Tonali, ci siamo, 10 milioni subito, 28 per il riscatto, e Pioli si sbilancia, oggi conference call tra i dirigenti rossoneri e Cellino, l'intesa per il talento del Brescia è ai dettagli, un quinquennale da 2 milioni più bonus a stagione. Il Milan di fine agosto non è ancora sceso in campo, ma si muove già come si addice a una squadra che deve puntare in alto e fa sul serio, come dimostra l'acquisto di Sandro Tonali dal Brescia, un passo, questione di ore, poi l'affare si potrà chiudere ufficialmente. L'accelerata degli ultimi giorni con i contatti continui tra Paolo Maldini e il presidente Cellino, la chiamata del DT rossonero al centrocampista della nazionale è stata decisiva, oggi le parti si vedranno per definire gli ultimi dettagli e regalare a Pioli un rinforzo così importante, prestito oneroso da 10 milioni, un diritto di riscatto a 25 più 3 di bonus. L'Inter in parola
con Tonali fino a poche settimane fa si è definitivamente defilata la linea tra i dirigenti rossoneri e il proprietario del Brescia, rimasta caldissima anche nelle ultime ore con momenti di fibrillazione anche nella tarda serata di ieri, ma occorrerà un ultimo supplemento di lavoro tra le parti per definire un accordo di fatto già molto ben indirizzato. Si tiene ancora una percentuale di imprevisto, la Gazzetta dello Sport, e abbiamo visto che molte trattative, anche praticamente alle firme, possono saltare, però non mi sembra questo il caso. Siamo comunque alla finestra. Cellino avrebbe voluto un 20% sulla rivendita, il Milan ha proposto 10%, probabile un'intesa al 15%. E ha accettato di rinunciare alla certezza del riscatto Cellino, purché l'offerta del Milan salisse dai 25 milioni iniziali, 10 più 15 di obbligo, ai 38 complessivi, 10 subito, 28 con il diritto di riscatto. Questo per spiegare l'accordo. Messi salta i test, la Liga dà ragione al Barcellona, valida la clausola da 700 milioni, Leo è convinto che si può liberare gratis, niente tampone, l'argentino non si è presentato al raduno, non farà allenamenti, l'intertribunale, la FIFA non si mette in mezzo, decideranno i giudici. La Liga, come la cavalleria, il generale Tebas lancia le sue truppe in soccorso del Barcellona di Bartomeu, assediato dai Messi in fuga, non per un legame particolare col club catalano particolare o col suo presidente, solo per cercare di salvare l'ultimo grande pezzo di argenteria rimasto al suo campionato. Nel 2017 se n'è andato Neymar, nel 2018 Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé non è mai arrivato. L'addio di Leo Messi assesterebbe un colpo durissimo, forse letale, al prodotto di Tebas. Allora ecco che ancora prima di un comunicato del Barcellona, tuttora assente, ieri verso l'ora di pranzo la Liga ha emesso una nota dicendo che la clausola rescissoria da 700 milioni che pende sulla testa di Messi è ancora validissima e che se proprio non si può fare, che Messi non può fare a meno di andarsene, il giocatore più importante nella storia della Liga dovrà trovare qualcuno che si faccia carico dell'esorbitante esborso, una presa di posizione notevole e notata. Insomma, con il Barcellona che poi ha licenziato i suoi avvocati che stavano seguendo anche Messi quando ha saputo appunto che era lo stesso studio legale, col capitano del Barça che continua a tacere e ad aspettare, a decidere chi ha ragione. Tra il sodalizio Barça-Liga e la famiglia argentina sarà un tribunale, perché la FIFA, Svizzera e territorio di fatto non sembra avere alcuna voglia di mettersi in mezzo e spalleggiare la Liga nell'idea di negare il transfer a Messi, a meno che le parti, prima di affrontarsi in tribunale, con possibile pesante ripercussione economica per l'eventuale nuova squadra di Leo, non trovino un accordo che poi è quello che stanno già cercando i Messi da qualche giorno, qualche milione, qualche giocatore, due cose che al City non mancano, due cose di cui il Barcellona ha un bisogno estremo, così l'addio a Messi sarebbe meno doloroso, in parte persino ricostruttivo. Per questo si parla con insistenza di una possibile riunione tra Jorge Messi e Bartomeu fissata per dopodomani, vedremo, perché 48 ore in questo drammone estivo sono tantissime, tutto può cambiare, succedere in così tanto tempo. Così è contento, invece, è il titolo della pagina dedicata all'Inter. Inter, un restyling da scudetto nel motore Barella, Kanté e Vidal. Col campione del mondo e l'ex pupillo cileno Antonio avrebbe la mediana dei sogni. Arthur è pronto a liberarsi dal Barcellona, ma serve vendere per puntare al francese. E sarebbe veramente Barella, Kanté, Vidal, un centrocampo di grande spessore. Furore e qualità, il diktat è diventato subito un mantra della prima stagione di Antonio Conte sulla panchina dell'Inter, sarà ancora presente nello spogliatoio di Appiano da lunedì prossimo, giorno del raduno nerazzurro. Due parole chiave del pensiero calcistico contiano, ma non le uniche. Più che una richiesta, quella di Conte alla squadra è stata sin dall'inizio un'imposizione, un concetto da mandare a memoria da subito per calarsi nella nuova mentalità. Conte è un martello. E la risposta che qualsiasi giocatore abbia lavorato con Antonio dà spontaneamente non appena si tocca l'argomento. Conte così lavora ogni giorno per inculcare nella testa dei suoi giocatori i concetti chiave del suo calcio per una Inter che lui vuole dinamite. La prima Inter di Conte non è stata dinamite fino alla fine, ma ha imparato a non essere solo scintilla. E adesso il mantra del campo si è spostato sul mercato con obiettivi chiarissimi. Il primo colpo a Kimi, il miglior biglietto da visita per la stagione che verrà, e tra mercoledì e giovedì il marocchino sarà ad Appiano per iniziare
il lavoro insieme a qualche altro giocatore di rientro dal prestito. Non c'è tempo da perdere in campo e fuori, Conte vuole dominare gli avversari, per farlo ha bisogno di un centrocampo pronto a fare la battaglia. Nella sua testa la mediana perfetta per l'Inter sarebbe formata da Barella, Kanté e Vidal, un mix di muscoli, carisma, dinamismo e aggressività, anche se un po' pochi centimetri. Con qualità negli ultimi metri e grande capacità di inserirsi senza palla, riuscire a costruire il centrocampo dei sogni è una missione difficile ma non impossibile. Scusate, Kanté piace a tutti in società, da Marotta ad Ausilio, passando per il presidente Zhang, tra società e allenatore si ragiona in perfetta sintonia, ma con tempistiche diverse. Potesse decidere lui, Conte vorrebbe Kanté e Vidal da subito, ma ogni cosa al suo tempo e soprattutto per Kanté bisognerà avere pazienza, prima va trovata la liquidità per potersi sedere al tavolo della trattativa con il Chelsea. Ed è per questo che oggi l'imperativo è prima vendere. La rivoluzione in mediana infatti dovrà essere finanziata da una o più cessioni, inclusa quella di un big tra Brozovic e Skriniar. Solo sacrificando un pezzo pregiato si potrà pensare di portare Kanté a Milano. Brozo e Skriniar valgono intorno ai 50 milioni, più o meno quello che il Chelsea pretende per lasciar partire il centrocampista campione del mondo. I 50 sono anche i milioni della clausola di Thomas dell'Atletico, altro mediano che raccoglie consensi unanimi e prima alternativa a Kanté, che però resta la priorità. Ma intanto l'Inter punta a stringere per Vidal un lungo corteggiamento che sembra pronto a trasformarsi in matrimonio. Vidal sta trattando la risoluzione con il Barça, poi sarà libero di firmare per l'Inter e riabbracciare Conte e suo mentore Arturo. Ieri in un'intervista lo youtuber messicano Ablaf ha ricordato i tempi Juve, Pirlo, se lui o il club mi chiamassero sarei felice, Conte come allenatore è una macchina. Tatticamente il numero uno ha saputo adattare le mie caratteristiche alla sua idea di gioco. Chissà quante martellate a Torino e quanta voglia di tornare a lavorare insieme. Arturo con Conte ha vinto 3 scudetti e dato il via alla dinastia Juve, motivo per cui l'Inter non vede l'ora di abbracciare Vidal per l'alba di una nuova era. Questo quanto sulla Gazzetta. Andiamo a spostarci sul Corriere dello Sport per vedere appunto come costruisce la sua prima pagina, un po' più diciamo defilata la notizia di Tonali. Juve-Napoli, accuse, De Laurentiis irritato per le manovre su Milik, fate l'offerta o rinunciate, anche l'attaccante chiede chiarezza, la Roma alla finestra filtra ottimismo e poi Messi costa 700 milioni, la Liga appoggia il Barcellona nella battaglia legale, se vuole liberarsi l'argentino deve pagare la clausola. Ma Leo diserta le visite mediche, si prepara allo scontro e poi Tonali no all'azzurro, è ancora in isolamento dopo la positività di alcuni suoi compagni del Brescia, sì invece al Milan. Poi Mancini si riprende la nazionale, basta partite senza tifosi, riapriamo gli stadi, tutti ok, tamponi azzurri. Ma Tonali un giallo, il giocatore ancora indisponibile col Brescia che tace, oggi sarà tagliato, in arrivo invece Jorginho, potrebbe essere anche positivo secondo il Corriere dello Sport. A fare Milik le mosse Juve fanno infuriare De Laurentiis, poi complicano la trattativa. Andiamo alla pagina dedicata all'Inter. Inter da Brozovic, il bonus per Kanté, nerazzurri puntano al prestito del francese ma servono le coperture, muro del Chelsea, la società valuta eventuali offerte e interesse del Bayern per Brozo, vendere prima di comprare, mercato oculato senza eccessi, qui ritorna lo stesso diktat, i paletti stabiliti martedì scorso in occasione del patto di Villa Bellini non cambiano, i Conte li ha accettati di buon grado, resta il fatto però che in base alle cessioni e alle opportunità che si presenteranno nessuna pista verrà esclusa a priori ed è a questo che si aggrappa il tecnico nero-azzurro, peraltro con un nome preciso in testa, quello di Kanté. Il francese è chiaramente un pezzo pregiato, è vero che i segnali da Londra indicano come non più fondamentale l'impianto di gioco di Lampard, ma il Chelsea non vuole nemmeno svenderlo, prova ne sia la fascia di capitano indossata nell'ultima amichevole contro il Brighton. Significa che, come già emerso, per il prezzo del suo cartellino si parte almeno da una 60 milioni, magari abbassabili a 50, ma non oltre. Il piano interista è quello di provare per il prestito con diritto o più verosimilmente obbligo di riscatto, come vi ho detto. In questo senso però serve una cessione importante tra Eriksen o Brozovic
per poter affondare il colpo su Kanté. Nel danese e nel croato sono da considerare esuberi, ma allo stesso modo non sono nemmeno imprescindibili, hanno una valutazione simile di 50 milioni. Per la verità, dopo Spalletti, Brozovic è stato un titolare indiscusso anche con Conte, tuttavia il suo rendimento non è stato sui livelli del recente passato e aggiungiamo qualche eccesso fuori dal campo. Per Eriksen invece l'incompatibilità con l'allenatore, da dove potrebbero andare, dove potrebbero arrivare i soldi per Brozovic e Eriksen, dopo i rumor sono decisamente attenuati su un possibile scambio con Dombele del Tottenham. Ora il Bayern avere mostrato qualche interesse per il croato, anche i bavaresi però hanno bisogno di far spazio e devono sistemare Avi Martinez e Thiago Alcantara, ecco, dovessero partire entrambi, Rummenigge potrebbe davvero bussare in via della liberazione per regalare Brozovic a Flick. Per Eriksen invece la situazione è decisamente più fluida, nel senso che non c'è al momento una squadra interessata, ma il suo nome ha cominciato a circolare in ambienti inglesi. Non è da escludere, insomma, che a breve qualche squadra di Premier si possa fare avanti. Poi cambiamenti nello staff di Conte, oltre al fitness data analyst Bellistri che andrà al Milan, non ci saranno più nemmeno il medico sociale Corsini, quello che andava in panchina, e il football analyst manager Salzarulo. Per entrambi si provvederà con una soluzione interna, nello specifico al posto di Corsini verrà promosso il dottor Pulici, a cui facciamo il nostro in bocca al lupo, che anche me ha seguito nella mia riabilitazione dopo l'incidente al tendine l'anno scorso. Lunedì prossimo il raduno, intanto il rientro dei prestiti, dovrebbe rivedersi Nainggolan ad Appiano, poi in attesa di Kolarov, ormai definito l'affare, me l'avete chiesto, il serbo vuole un biennale, Arturo fa i test al Barça e poi Vidal, dichiarazione del cileno su Pirlo, fuori il luogo, la Juve non ha più slot liberi. Questa è la situazione che vi abbiamo già detto, poi chi vuole Messi dovrà pagare per quanto riguarda la Liga che prende posizione, come abbiamo già analizzato. Chiudiamo con Tutto Sport, la nostra lettura dei giornali, copertina dedicata alla situazione in casa Juventus, come spesso ormai sempre praticamente tutti i giorni. La Juve ritorna in chiesa e poi Biglia vicino al Toro. Milan, c'è l'accordo per Tonali, non si parla di Inter in prima pagina, con la Juve che a caccia di un esterno ai primi posti resta Chiesa, che potrebbe quindi ritornare di moda a Torino. Altri assi dei piazzati per volare, più specialisti per sfruttare le doti aeree dei corazzieri, con Kolarov ed Eriksen l'Inter può fare la differenza. Il serbo chiede un biennale per chiudere, ritrovare gol su punizione un obiettivo di Conte, e poi Conte vota Chelsea, Kanté, Emerson e Giroud. Il tecnico chiede i gioielli della sua ex squadra per il salto di qualità. Questo quanto riporta Tutto Sport. Chiudiamo così la nostra rassegna stampa. Mi raccomando, sempre sintonizzati, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e condividete il video. Buona giornata a tutti, in attesa di novità importanti all'orizzonte. Sempre sintonizzati.